Il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli torna sulla vicenda dell'ex FEA sul lungomare di Pescara. Questa volta l'esponente del Partito Democratico punta l'indice sulla giunta Marsiglio e sul rimpallo di responsabilità. I servizi regionali, ha detto stamani nel corso di una conferenza stampa, eludono la valutazione della conformità dell'Art Hotel rispetto al bando e a rimetterci sono sempre cittadini residenti. Sì, purtroppo questo è un luogo abbandonato da tantissimo tempo, specie per i residenti che vivono qui intorno e che sono costretti a convivere con una situazione veramente di inquinamento, di incuria, di senza tetto che abitano questo stabile. Si pensava che la situazione potesse svoltare, ma in realtà quello che sta succedendo nella giunta regionale Marsiglio è a dir poco raccapricciante. Ci sono due delibere che sono queste, sono due delibere che sono state adottate a 14 giorni l'una dall'altra, in cui i servizi regionali stanno giocando sostanzialmente a rimpiattino, cioè nessuno di loro si vuole prendere la responsabilità di decidere su un progetto in deroga che è stato approvato ad aprile di quest'anno dal Comune di Pescara ed è stato inviato alla Regione per la dichiarazione di conformità rispetto al progetto che ha vinto e rispetto al bando di valorizzazione del 2016. In realtà nessuno decide, nessuno vuole decidere, probabilmente i dubbi che abbiamo sempre sollevato noi sono dei dubbi che anche i servizi avvertono, dubbi che riguardano intanto la trasformazione del progetto in un art hotel e a un quasi raddoppio della cubatura che passa da 5.400 ad 8.400 metri cubi proprio sul lungomare di Pescara. Tra l'altro utilizzando la volumetria premiale del decreto sviluppo che, come tutti quanti voi sapete, è sotto oggetto di un contenzioso e di un Consiglio di Stato che si dovrebbe esprimere di qui a qualche tempo. Fatto sta che nessuno decide e i residenti sono costretti a convivere con questa situazione di degrado. Mesi fa, un tempo fa, si era parlato proprio di questo progetto, un polo culturale, un centro culturale cittadino. Si può ancora procedere su quella strada oppure viene accantonato definitivamente? Secondo me si può ancora procedere, si deve ancora procedere perché la struttura è importante, sta sul lungomare di Pescara in un'area di pregio. Dobbiamo risolvere il problema dell'inquinamento e della bonifica soprattutto, il dato è quello di individuare il soggetto inquinatore, ma assolutamente si deve procedere verso quella direzione.